Buongiorno a tutti ragazzi, ben ritrovati e ovviamente come al solito forza Juventus. Oggi è sabato, siamo nel pre-partita, domani giocheremo una gara importante contro la Fiorentina e quando scenderemo in campo sapremo se il Bologna avrà vinto contro il Frosinone, sapremo se saremo stati sorpassati, avvicinati, tenuti a distanza, insomma sapremo tutto, sapremo anche quanta importanza avrà questa partita, che è già importante se non è importantissima, ma ovviamente noi dobbiamo rimanere concatenati anche ai risultati delle altre squadre. Brutta fine, sì, finaccia. Tanto parto con una cosa che non c'entra niente con la Juve, non so se avete letto l'esposto di J-Identità Bianconera riguardo all'iscrizione al campionato dell'Inter. Vedremo un attimino che cosa succederà. Era una notizia che sapevamo sarebbe uscita nella notte e infatti è stata riportata in prima pagina anche su Tutto Sport. Sono molto ignorante sulla questione, sulla vicenda, non andrò ad approfondirla, però è giusto parlarne. Vedremo se qualcosa cambierà oppure no. Sappiamo che comunque l'Inter ha dei grossi problemi dal punto di vista finanziario in prima battuta con il proprietario, cioè Zhang, il presidente più che il proprietario, quindi non so se riguarderà effettivamente l'Inter o soltanto la figura di Zhang o semplicemente non succederà niente. Noi comunque guardiamo in casa nostra perché di problemi ne abbiamo già abbastanza in questo momento, credo che sia la cosa principale da passare. Allora, ieri abbiamo fatto la prima conferenza stampa di Allegri, quella di presentazione alla Juve. Avevamo visto un Allegri sicuramente differente, poi 10 anni cambia le persone, così tante presenze alla Juventus ti danno anche un po' più di tranquillità e di sicurezza rispetto a una sorta di, possiamo dire, anche emozione di arrivare effettivamente ad allenare la Juve. Quello di oggi invece è un Allegri completamente diverso, l'abbiamo visto anche all'interno di questa conferenza, ma è un Allegri diverso anche rispetto a quello dell'altra sera, del post partita, perché nel post partita, nella vittoria Coppa Italia con la Lazio, abbiamo visto un Allegri molto abbattuto, molto depresso. Ci eravamo anche interrogati, ma scusa, ma com'è possibile che dopo una vittoria, dopo un periodo del genere, cioè, Allegri possa avere questa faccia, questo stato d'animo? Era quasi strano, era una roba particolare. Ecco, oggi l'abbiamo ritrovato invece sorridente, tranquillo, allegro, anzi esagero, probabilmente la conferenza stampa in cui ho visto un meglio Allegri negli ultimi 40-50 giorni, bene o male da quando era iniziato sto periodo negativo. Erano delle conferenze stampa in cui aveva proprio una faccia diversa, particolare, diceva anche cose un po' particolari. Oggi invece ha tenuto una linea che, partendo da un presupposto, è stata una conferenza stampa molto noiosa, perché si è tenuta una linea e basta, la linea del obiettivo, la Champions, cioè è stata una risposta che non mi è piaciuta in particolare. Ce n'è stata una mezza invece che mi è piaciuta tanto e andiamo a parlarne insieme, però quasi come se ci fosse davvero stato questo confronto di cui si vociferava questa mattina con la squadra per rimettere al primo posto l'idea che quello che serve, la necessità, è arrivare in Champions. Lo scudetto è andato via, non dobbiamo più pensarci. Pensare che oggi la squadra potesse ancora pensare allo scudetto mi sembra francamente una follia, perché sono passati 50 giorni da quell'inizio declino tra Empoli e Inter. C'era ancora qualcuno che pensava allo scudetto, boh, una follia. Io sono onestamente stanco di leggere patti spogliatoio ogni anno nei momenti di difficoltà. Bisognerebbe prendere il toro per le corna, secondo me, in questi momenti, e fare dell'autocritica seria, come mi sembrava avesse fatto Allegri l'altra sera. Diciamo che oggi aveva già abbandonato un pochettino quella che era invece era stata la strada dell'autocritica, o almeno di quel tipo di autocritica. Vedremo un attimino se succederà qualcosa di diverso, ma credo che si arriverà, si proverà a tirarla semplicemente verso la fine della stagione senza nessun tipo di modifica non sportiva, comunicativa. E credo che proprio la conferenza stampa di oggi vada in quella direzione. Chiedono quanto è importante il secondo tempo con la Lazio. Allegri dice: è importante tutta la partita, siamo durante la vittoria in una competizione diversa. Abbiamo giocato il primo round, il 23 aprile avremo il secondo a Roma con la Lazio, ora avremo un mese di campionato per ristabilire la nostra posizione. Chiedono: Yıldız può tornare utile dall'inizio contro questa Fiorentina? E Allegri dice: ma non è questione di Yıldız, è la questione di una squadra che ha fatto una buona partita con l'Atalanta, ha creato molte occasioni, gioca molto bene, sappiamo delle difficoltà, serve una partita giusta, domani abbiamo bisogno di un risultato. Solite frasi precostruite di default, possiamo dire così. Dopo la Lazio, ho visto la squadra allenarsi meglio,
Le vittorie aiutano, danno fiducia. Vedi le cose in un altro modo. Abbiamo 8 partite di campionato, servono punti per centrare l'obiettivo principale che è la Champions. La squadra si è sempre allenata bene, poi il risultato positivo ti fa vedere le cose in un modo, così come quello negativo in un altro. Distacco Juventus-Inter, 20 punti, è la fotografia reale della differenza delle rose. Domanda interessante questa. E Allegri dice: io credo che i numeri sono quelli che contano. Il campionato alla fine ti dice il reale valore delle squadre. Ecco, di questo non sono assolutamente d'accordo. Non è sempre così. Non è sempre così, non è una cosa assoluta. In un campionato succedono delle annate, a volte altre cose. La nostra annata però ci dice che tutti gli anni arriviamo a 20 punti dalla prima. Siamo a 20 punti dall'Inter, ma non dobbiamo pensare a questo, ma dobbiamo pensare a quelli che mancano per entrare in Champions. In questo momento serve a pensare a quelli che servono per entrare in Champions? Sì, sono d'accordo. Però se per 3-4 anni di fila arrivi a 20 punti dalla prima, secondo me devi pensarci, poi pensaci quando ti pare, se non ci vuoi pensare adesso è un altro discorso, però bisogna pensarci. Che sia stata l'annata di Pirlo, che siano state le 3 annate di Allegri, la Juventus non è una squadra a quarto posto per 4 anni di fila, o terzo posto, terzo quarto posto per 4 anni di fila. Non è un discorso di succedano delle annate e la classifica poi da... no, non è questo, per quello vi dico, intanto bisognerebbe prendere anche il toro per le corna. Sensazioni dalla partita di Coppa Italia: è finito il periodo buio? Allegri dice: ma c'erano dei segnali positivi anche prima della partita con l'Empoli, poi abbiamo fatto pochi punti da lì in poi. Serve rimanere in equilibrio e lavorare sapendo che quella di domani sarà una partita difficile e più complicata rispetto a quella passata. Differente e più complicata. Dobbiamo essere bravi noi a finire questo spicchio di stagione, questi 50 giorni, con entusiasmo, voglia e desiderio per raggiungere gli obiettivi per cui siamo ancora in corsa. Io aggiungo dicendovi un'altra frase fatta: una rondine non fa primavera, ragazzi. Una vittoria, e tra l'altro in Coppa Italia, non può mettere al riparo la Juventus da questo periodo negativo. Cioè, questo mettiamocelo bene in testa, perché anche un po' i giornalisti mi hanno dato la sensazione di credere a questa cosa qui. No, aspetta un attimo, attenzione, domani c'è una partita, poi parla al campo e ci dice che classifica ci sarà, dato che poi Allegri dice no, perché poi la classifica ci dirà il valore delle rose. Se Bologna vince ci sorpassa, stiamo dicendo che il Bologna è la rosa più forte di quella da Juventus, o possiamo dire che questa cosa non corrisponde alla realtà? Possiamo provare a dirla? Attenzione, attenzione, una rondine non fa primavera. Una vittoria con la Lazio non ti mette al sicuro, assolutamente no. Poi gli chiedono: al termine del percorso di tanti anni alla Juve, le farebbe piacere un ruolo diverso per rimanere a Torino, ma un ruolo diverso da quello dell'allenatore? E lei dice: no, in questo momento mi piace molto fare l'allenatore, mi diverte ancora molto e continuerò a fare l'allenatore. Ci sono state 2 o 3 risposte oggi e anche un paio così spolverate qua e là nelle conferenze stampa precedenti che mi hanno fatto pensare a un Allegri che sta un pochettino provando a lanciare dei segnali ad altre squadre. Cioè, questa mi sembra proprio un segnale vero e proprio che Allegri vuol passare. Allegri rideva tanto per questa domanda, poi non so se era concordata o meno, però sembra quasi una sorta di manifesto, no? Di candidatura di Massimiliano Allegri nei confronti di altri club che potrebbero cercare un allenatore, dato che secondo me anche lui ormai sa che sarà la sua ultima stagione a Torino della serie. No, no, io voglio fare allenatore, mi piace, mi diverte, continuerò a farlo, sappiatelo tutti, che sia ben chiaro. Quindi non lo so, magari l'ho letta male io, oppure l'ho letta bene io, non lo so, fatemelo sapere nei commenti. In un momento delicato come questo, lavorerebbe meglio con una parola della società sul rinnovo? Ecco, qua c'è la mezza risposta che mi è piaciuta, perché Allegri dice: io lavoro molto bene lo stesso, l'unico mio pensiero, l'unico, è quello di centrare gli obiettivi con la squadra. Io, la squadra e lo staff siamo molto concentrati sugli obiettivi. Poi, questa è quella che mi è piaciuta. C'è un piccolo trafiletto che invece secondo me era evitabile per rendere la risposta perfetta, ma è questo. Siamo partiti quest'anno? No. Cioè, siamo partiti 3 anni fa, in realtà. C'è da lottare e far fatica soprattutto per centrare l'obiettivo di entrare nelle prime 4. Cioè, sì, io capisco che questa sia andiamo, riproponiamo questo concetto, parliamone. Allora ragazzi, se dobbiamo dire che è una cosa difficile entrare nelle prime 4 in Serie A con la Juventus, secondo me stiamo un pochettino andando oltre.
In questo momento l'unico pensiero che ho è che dobbiamo avere a centrare gli obiettivi e finire la stagione nel migliore dei modi. Però questo è giusto. Dire, guardate, rinnovo, lasciate stare. Il mio unico pensiero è questo, finir l'anno. Mio, dello staff e della squadra. Questa è risposta giusta, questa mi è piaciuta. E poi, vabbè, gli ha fatto il ricamino come piace a lui. Tudor ha detto che la Juve ha una cilindrata superiore alla Lazio e che la Juve è alla pari di City e Real. E ovviamente qua ha esagerato Tudor, penso che siamo tutti d'accordo, poi che sia superiore alla Lazio, penso niente da dire. E Allegri dice, io nel calcio credo che siano da guardare solo i risultati. Ecco, già questo è un erroraccio incredibile. No, non si devono guardare solo i risultati. Ci sono anche tante altre cose nel calcio, nello sport. Dire quello è più bravo di quello sono tutti discorsi aleatori. A fine stagione se la squadra arriva prima ha meritato di arrivare prima, se arriva seconda ha meritato di arrivare seconda e così la terza. Il resto dopo sono tutte chiacchiere. Ma non è vero. Questo non è vero. Questa proprio non è vera come cosa. Se una squadra arriva prima non significa che abbia meritato di arrivare prima. O seconda, seconda, o terza, terza. Cioè, ci sono mille variabili. Non sono discorsi aleatori. Sono più aleatori questi, secondo me. Normale che Igor, ragazzo eccezionale, abbia avuto la sua idea. Però io credo che i valori delle squadre li dà il campo. Vabbè. La Juve oggi si mette come obiettivo di blindare il terzo posto o va bene qualsiasi piazzamento? Ecco, questa invece è la risposta che proprio mi ha mandato ai matti. Che Allegri dice, siamo partiti quest'anno e credo che la società avesse l'obiettivo, aveva l'obiettivo, questo mi hanno detto, di entrare in Champions League. E non era facile. Stiamo facendo un percorso, ci siamo, ma allo stesso tempo abbiamo bruciato tanti punti. Ora c'è da fare, sapendo che le difficoltà da qui alla fine ci saranno e avremo tanti scontri diretti, le partite non sono semplici, i punti alla fine pesano molto, bisogna arrivarci in un modo o nell'altro. Non è la stessa cosa. Arrivare primo, secondo, terzo, quarto, addirittura quinto che ti qualifica la Champions per un discorso di ranking, non è la stessa cosa. Quindi no, non ci sono solo i risultati nel calcio. Poi io sono un risultatista, lo sapete. Le squadre che vincono, io alle squadre che vincono perdono anche quel qualcosa in più se riescono a vincere. Però non è solo questo. Cioè sarei un bugiardo a mettervi qui a dirvi se uno arriva primo, stop, ha vinto. Cioè, il Chelsea di Di Matteo, che vince la Champions quell'anno lì. Squadra più forte del mondo? In Europa? La migliore? No, ha vinto. Che è un altro discorso. Stop. È una cosa differente. Il Costa Rica che batte l'Italia nel Mondiale 2014 ha meritato di vincere contro l'Italia. Magari in quel momento era più in forma, ma era più forte il Costa Rica. L'anno scorso il Maccabi Haifa che batte ad Haifa la Juventus è più forte della Juventus. No, non possiamo dire ste cose qui, non è vero. Quindi nel calcio non contano solo i risultati, ci sono tante altre sfumature. Non prendiamoci in giro. Se la Juventus arriva quinta quest'anno e si qualifica la Champions per il ranking, non ha fatto un gran lavoro, a maggior ragione dopo che ha fatto un girone d'andata dove era seconda a due punti dall'Inter. Non prendiamoci in giro. Cerchiamo di non prenderci in giro, perlomeno. Tra di noi, facciamolo, dato che ci dicono delle cose, noi possiamo dirci quello che vogliamo, cerchiamo di non prenderci in giro. Cerchiamo di non prenderci in giro. Con o senza Vlahovic c'è differenza su gol e punti. La coppia Chiesa-Vlahovic come funziona? Allora Allegri dice, come ho detto durante l'anno, hanno bisogno di mettere dentro le partite la Juventus e anche internazionali. Servono per crescere, Vlahovic sta crescendo. L'anno scorso ha avuto un momento in cui non stava bene, concordo. Quest'anno è iniziato bene e poi ha avuto un appannamento, ma questo periodo durante la stagione ce l'hanno tutti i calciatori. Ci sono periodi in cui le punte non fanno gol, ma poi fanno gol. Questo è uno dei più grandi misteri del calcio, secondo me. Ci sono dei momenti in cui veramente la palla non entra neanche per sbaglio e momenti in cui la stoppi male e fai gol, però... Sono cose che veramente secondo me sono inspiegabili nel calcio e sono meravigliose. In questo momento Vlahovic e Chiesa, ma anche lo stesso Ken che è rientrato e sta bene, Yildiz sta bene e dispiace che Milik sia ancora fuori, ma abbiamo delle soluzioni importanti davanti. Io ai ragazzi non ho detto niente perché sono ragazzi che crescono giocando. E poi chiedono, avete fatto autocritica nel gruppo squadra? Perché tanti punti buttati? E cosa temi domani la Fiorentina? Loro sono spregiudicati, giocano e offendono. Sono sempre partite difficili ed è sempre Juve Fiorentina. Due squadre che hanno sempre lottato nelle loro partite. Di errori, cos'era? Sì, di punti, di motivi ce ne possono essere tanti.
oppure solo uno, ma il calcio ti dà sempre la possibilità di poterti rifare. In campionato non siamo ancora usciti da questa situazione ed è giusto sottolinearlo, peccato che sia stato detto soltanto una volta e ormai giunti alla fine della conferenza. Domani abbiamo un'altra possibilità di consolidare la nostra posizione. Mancano ancora molti punti per raggiungere i nostri obiettivi e domani bisogna farli, con l'idea chiara e in totale serenità che abbiamo 8 partite per centrare il nostro obiettivo Champions. Io impazzisco comunque a sentire che l'obiettivo della Juventus fosse la Champions, cioè facendola passare come se arrivi in Champions, va, è fatto tutto meraviglioso, ignorando tutto quello che sta succedendo da mesi a questa parte o che è successo in 3 anni, cioè non ce la posso fare, però vabbè, sarò strano io, ragazzi. Sono stato tutto l'anno dal giorno zero a dirvi che le conferenze stampa con questo argomento mi davano noia e che avrei evitato volentieri di parlare. Poi le conferenze stampa ormai sono costruite soltanto su questo argomento, quindi io posso anche mettere tutta la più buona volontà del mondo, ma questa ormai è la tematica. Ha sostituito il giocare bene e giocare male. Una volta sì, ma giocare bene perdere o giocare male vincere, adesso Champions League, l'importante è sempre escludere tutto il resto dalla conversazione, non lo so. E poi qua Allegri un po' si è adirato, perché gli chiedono: a livello personale è soddisfatto del lavoro di questi 3 anni? È una domanda già scomoda. E dicono: oppure ha qualche rammarico, come qualche partita sbagliata, come per esempio l'anno scorso col Siviglia? E Allegri dice: Siviglia quale? Abbiamo perso i supplementari, se non sbaglio, con un tiro da fuori area, credo. Mi sbaglio? Quindi non vale. Questo è quello che controbatto. Quindi non vale. Abbiamo preso supplementari con tiro fuori area. Quindi siamo andati in finale. Ah no, cioè anche col tiro fuori area comunque perdi. Perché se no, noi a San Siro quest'anno col Milan vinciamo con gol di Locatelli fuori area. E con un uomo in più. Quei 3 punti non valgono? Oppure valgono anche quei 3 punti? Cioè, io ste cose qui, ragazzi, vanno fuori dal concetto di sport, secondo me. Il fatto che raggiungi l'obiettivo, beh, allora a posto. Guardi la classifica, beh, è l'unica cosa da guardare, il resto non conta. L'abbiamo persa ai supplementari con un tiro fuori area. E allora? Cioè, quindi? Questo io non riesco a comprendere, non ce la faccio. Non ci riesco. Boh, vabbè. Poi dice: sai quante ne ho sbagliate, quante ne sbaglierò? E no, non venitemi a dire che questa è autocritica, queste sono frasi fatte. L'autocritica l'ha fatta l'altra sera, quando per 2 volte ha detto che è responsabilità sua. Quella è autocritica, quella sì. No, non sai quante ne ho sbagliate. Sbagliano tutti, sbaglio anch'io. Questa no, queste sono frasi fatte. Dai, non, ancora, non prendiamoci in giro, ragazzi, non prendiamoci in giro. Il calcio è bello perché dopo la partita tutti, io ho fatto questo, io quell'altro, ma lì è velocità e bisogna decidere. E nuovamente dice: sai quante ne ho sbagliate, quante ne sbaglierò nelle scelte, nelle formazioni, in tutte le cose, ma il calcio è bello per questo. Per quanto riguarda il lavoro svolto, non sono io che devo dire se sono bravo o non sono bravo. Io lavoro, mi diverto, ho molta passione, cerco di fare il meglio possibile mettendo tutto quello che ho dentro, e come tutti sbagliamo. Altro manifesto di: ehi, sono qui, sono un allenatore, sono uno che si diverte, che ha ancora voglia di allenare, eccomi. Mi vedi? Sono qui, guarda, se stai cercando un allenatore, ehi, ciao, sono qui. Non lo so, la sto leggendo solo io così. Boh, a me sembra così. Oggi la Juve vale di più di quanto voleva inizio campionato? Questa è una domanda, insomma, interessante ma strana. Come fai a rispondere così? Cioè, è molto difficile la risposta, perché dovresti andare a vedere singolarmente ogni calciatore, cioè è difficile. E Allegri dice: oggi assolutamente, è normale, è semplice, sono ragazzi, giocatori bravi, con margine di miglioramento, e più giocano e più migliorano. Anche qui non è esattamente così. Ecco perché è importante e fondamentale arrivare in Champions. L'anno prossimo ci sarebbero minimo 8 partite di Champions, che potrebbero essere 10, 12 o 16. Significa che quelli che hanno giocato meno partite internazionali, giocandole, possono solo crescere. Perché ci sono giocatori tanti che sono cresciuti, questa è incredibile, perché gli chiedono: i giocatori sono cresciuti all'inizio anno? Allegri dice: certo, perché si cresce giocando le partite internazionali giocate quest'anno uguale a zero, ma i giocatori sono cresciuti lo stesso, cioè sono proprio non c'entrano queste due cose, proprio non hanno nessun tipo di contatto tra di loro. No, però va bene, a me divertono ste cose, cioè arrivati a un certo punto o la prendi così o la prendi così, secondo me.
anche in questo periodo dove sicuramente abbiamo lasciato tanti punti per strada, non significa che i ragazzi non siano cresciuti. Milik è l'unica assenza? Sì, e credo che tra 15-20 giorni potrà essere a posto, anche se ora sta facendo solo differenziato. E poi chiedono, verrà confermata la base della Lazio o Alessandro, dopo le belle parole dell'altro giorno, può partire titolare? No, ti prego, no. Ti scongiuro, non facciamolo. Domani ho l'ultimo allenamento. Gira il virus, quindi cose che possono succedere fino a domani mattina e non posso ancora decidere la formazione. La squadra sta molto bene fisicamente, la vittoria ci dà morale e fiducia. Dobbiamo affrontare la partita con la Fiorentina giusta dal punto di vista caratteriale, perché l'altro giorno rispetto a Roma abbiamo vinto tutti i contrasti e non è un dato da poco. In realtà io credo che nel primo tempo no, ma nel secondo sì, e questa cosa ne avevamo parlato anche l'altro giorno alla Bobo TV Channel e dicevo è stato interessante vedere come la Lazio in due partite abbia vinto anche solo le seconde palle per tre tempi, tranne l'unico tempo in cui poi è venuta fuori la Juventus. Venuta fuori la Juve perché è cresciuta la Juve, è calata la Lazio, secondo me è un insieme delle due cose. Sono proprio onesto nel dirvi che per me sono due cose concatenate. Però vediamo domani cosa succederà. La Fiorentina ha fatto una partita ad alta intensità in Coppa Italia con l'Atalanta, ha riposato meno, ha consumato forse anche di più. Dovrà viaggiare, aggrappiamoci un po' anche a queste cose qui, ragazzi. Che cosa vi devo dire? Non posso dirvi altro. Siamo arrivati alla fine di una stagione, anzi, sul finale di una stagione in cui dobbiamo dire queste cose. Va bene, ne mancano 8, 9 con la Coppa Italia, forse 10 con la finale. Speriamo. E poi chi vivrà, vedrà. Forza Juventus. Ciao belli.